Onorevole Toninelli, ci spiega bene la proposta del Movimento 5 Stelle sul diritto al riposo nei giorni festivi per i commercianti e i loro dipendenti? Sì, con piacere. Noi siamo partiti dal principio per cui riteniamo giusto che negozianti e lavoratori del comparto commerciale abbiano il diritto di poter scegliere se passare le festività. Non parliamo di domeniche, precisiamolo immediatamente, le domeniche si possono aprire liberamente i centri commerciali e i negozi nei centri storici. Stiamo parlando di festività, il Natale, Pasqua, Pasquetta, la festa del lavoratore e così Che via. sono in tutto 12 festività. Noi 12 festività diciamo che l'anno. i commercianti, in E lì accordo voi con le vorreste, mi regioni, scusi per capire. no, molto semplicemente, i commercianti, in accordo con le regioni, perché ogni territorio ha la sua specificità, possono decidere di aprire e di chiudere 6 festività su 12, cioè la località marittima potrà decidere il commerciante di aprire a Ferragosto, la località montana potrà decidere di aprire a Natale, ma il commerciante può decidere magari di aprire a Natale, ma l'ultimo dell'anno passalo con la famiglia. Il concetto è che il Parlamento non può imporre ai cittadini, sono 600.000 le persone che lavorano nell'ambito commerciale, l'obbligo di lavorare domeniche e festivi quando poi il Parlamento invece chiude 2 o 3 settimane. Noi abbiamo fatto una proposta, votiamola a Natale questa proposta per dare un miglior esempio e un miglior regalo di Natale ai cittadini che quei lavoratori potranno scegliere se lavorare o meno a Natale. È fondamentale però che passi il concetto che noi non vogliamo vietare le chiusure, ma vogliamo regolamentare, perché l'Italia dei Ma 28 non è paesi, già nei regolamentato? 28, Mi scusi. 28 paesi, aspetta, nei 28 paesi Aspetta. europei è l'unico che non ha una regolamentazione, cioè c'è la totale libertà di Appunto, poter quindi le aprire chiusure non sono 7 su 7. vietate. Però lei mi insegna, Cioè, dottoressa, stiamo che se limitando la apre il libertà. centro, no, assolutamente, se apre il centro commerciale domenica e il centro commerciale la domenica e i festivi vende più del 20% dei giorni feriali. Io sono figlio di negozianti, di ambulanti che si trovavano costretti ad aprire la domenica per non essere fagocitati dal sistema. La matematica economica dice che la liberalizzazione di Monti ha portato meno 100.000 posti di lavoro nel commercio, ma ci ha guadagnato la grande distribuzione, soprattutto ai noi, francese e tedesca. Io Signor, sono dalla ma parte dei saranno. lavoratori più che dalla Aspetti grande un attimo, aspetti un distribuzione. attimo. Poi voglio risentire anche Antonella Boralevi, della vedova. È colpa di questa liberalizzazione se sono stati perduti questi posti di lavoro? Ovviamente no, dal 2011 al 2017, con un'inversione di tendenza dal 2017, c'è stata una crisi economica profonda che ha colpito molto i consumi interni, e quando sono colpiti i consumi interni direi che in buona misura è colpito il settore commerciale. E il tema che si sovrappone, chiusure domenicali e chiusure nelle festività. In Italia lavorano di domenica, lavorano anche di domenica, perché uno non è che lavora 7 giorni alla settimana, più oltre 4 milioni di persone. Di queste meno di un terzo lavorano nel commercio. Di quelle che lavorano nel commercio il 40% sceglie volontariamente, perché il contratto prevede un supplemento, sceglie volontariamente di lavorare nelle festività, in particolare la domenica. Io penso che ci sia un che di classista Perché? in questa polemica contro la grande distribuzione, gli outlet o i centri commerciali aperti la domenica, perché basta andarci. Chi ha più possibilità, chi ha più facoltà, chi ha più soldi non va la domenica al centro commerciale. In particolare le famiglie, ci vanno tutti, ma in particolare le famiglie di operai e impiegati che lavorano tutta la settimana, come dimostrano i dati, più 20% la domenica, hanno la possibilità in un posto molto democratico. Se chiudiamo la domenica, la gente fa shopping La online proposta, e chiedo quindi scusa, si non tagliano riguarda la posti di domenica lavoro. della Della scusate, a vedova. mio La domenica parere. è libera di aprire come e Allora, quando mi si fermo un vuole. attimo. Antonella Boralevi. A mio parere, il tema viene posto in una maniera che forse andrebbe rovesciata. Cioè, pensare di poter imporre una chiusura di 6 festività piuttosto che 12 è completamente antistorico e soprattutto, secondo me, è completamente illogico. Perché vede, il commercio oggi si chiama marketing. Allora, come si fa a far funzionare il commercio anche in tempo di crisi? Non arroccandosi nel passato, ma
capendo dove va il futuro, cercando di anticiparlo e costruendo dei modelli di vendita che funzionino per quello che siamo noi adesso. Le faccio un esempio. Io ho vissuto a Parigi per molti anni, fino a poco tempo fa. Amazon, voi lo sapete, non ve lo devo raccontare io, il giro di Amazon sono 38 mila miliardi, cioè il PIL del Brasile, Amazon nel mondo, va bene? Noi possiamo pensare di fermare Amazon, di fermare Jack Ma con la sua compagnia cinese? No, però noi possiamo pensare di utilizzarli. Come facevano per esempio i piccoli negozi di Parigi? Tu compri su Amazon e te lo portano a casa, sì, ma a casa non ci sta mai nessuno, specialmente a Parigi, ma allora loro diventano dei punti di raccolta. Quindi io che ho ordinato il quaderno, il mio bicchiere, il mio vestito su Amazon, vado però dall'ortolano, ritiro il mio pacchetto e nel frattempo compro la verdura. Ecco un sistema, secondo me, intelligente, in cui si usa il futuro, perché non si può lavorare in modo antistorico, veramente, a me sembra completamente sbagliato. E il fatto del centro commerciale, fornisce un certo tipo di servizio, il piccolo negozio, per esempio, le faccio un esempio, lei dice che è figlio di piccoli commercianti, conosce i suoi clienti, allora può capire che per esempio i suoi clienti gli serve che sia aperto la domenica da mezzogiorno alle 3. A quel punto il servizio può essere: vieni, si chiacchiera, ti do un caffè, cioè diventa un altro tipo di servizio che diventa invece concorrenziale, massificato. Questo è il rischio. Ma guardi che io sono d'accordo con quanto lei dice, però devo anche dire un'altra cosa. Aprire di domenica, e se lo fa nei grossi centri commerciali, lo deve fare anche il negoziante che deve sopravvivere. Significa avere dei costi maggiori, perché se apri di domenica devi paghi l'elettricità, il 30% paghi di più l'affitto e paghi il 30% in più dipendenti. La domanda che le faccio, aspetti, non interrotta. La domanda che le faccio è più semplice per una grossa catena di distribuzione gestire i turni, pagare gli affitti, o per il piccolo negoziante che è lui e la moglie, con magari i figli a casa che hanno il giorno di Natale o la festa del lavoratore deve lasciare i figli dei nonni? E io allora dico, nessuna divieto di liberalizzazione la domenica, ripeto, ma la volontà espressa dai negozianti e dai lavoratori di scegliere insieme alla regione 6 feste su 12, Natale, ultimo dell'anno, Capodanno e così via, mantenendo una garanzia di apertura perché tuteli il lavoratore. Io sono padre di 2 figli e io vorrei passare il giorno di Natale insieme ai miei figli, ma se fossi un dipendente di una grossa catena dei centri commerciali che mi dà la turnazione il giorno di Natale, secondo lei io ho le spalle larghe da poter dire di no ma al mio datore di lavoro? Ma se lei fa il tranviere, se lei lavora in un ospedale, quindi, ma se diciamo lei lavora in un ristorante, ma si rende conto di che cosa maniera sta regolamentare, cioè, regolamentiamo. Aspetti, Toninelli, però no. Boralevi ricorda giustamente che ci sono tante categorie, intere categorie che sono fanno i lavoratori i del commercio, anche i giornalisti, per che esempio, lavorano anche a domenica, sono meno di 1 su 3. Il respiro di questa campagna è contro la grande distribuzione e contro l'apertura nei festivi in generale, si inserisce, per esempio il problema è Natale, non stiamo neanche a discuterne qui a 8:30 per mezz'ora. Io non credo che questa contrapposizione vecchia di 30 anni, anch'io sono figlio di piccoli commercianti, di un piccolo commerciante, tra piccolo commercio e grande commercio è una roba vecchia, superata, che non c'è più nella realtà, nel mondo di Amazon, di Alibaba. Ripeto, quindi è una battaglia di retroguardia. Assolutamente quella che sì, guarda, io ho capito perché bisognasse consentire di aprire i negozi la domenica. Io sono valtellinese, vengo da un piccolo paese dove c'è un santuario per l'apparizione della Madonna. Attorno era riconosciuta area turistica e i piccoli negozianti aprivano la domenica. 50 metri in là, no, e giustamente erano arrabbiati, ma perché quello apre la domenica? Quindi la regolamentazione, premesso che non si obbliga nessuno a fare nulla, la regolamentazione deve essere autoregolamentazione. Dopodiché occupiamoci per Amazon, per la grande distribuzione, per IKEA, non bisogna fare pubblicità, ma insomma, per tutti quelli che purtroppo sono marchi stranieri, tranne Esselunga,
Perché noi abbiamo inseguito la retorica della piccola distribuzione e non abbiamo fatto crescere invece un'industria della grande distribuzione? Occupiamoci che le regole vengano rispettate, che i contratti siano rispettati. Ma la domenica nel centro commerciale, ripeto, le famiglie di impiegati... A casa va detto... Se vuoi ti faccio, se vuoi ti faccio vedere... No, ma lei mi deve ascoltare perché deve essere sincero con chi ci segue a casa. Che è contro le liberalizzazioni commerciali. Negozi, centri commerciali, rimangono aperti come 2002. La legge riguarda... Le 12 festività, guarda, Natale, non so, Capodanno, non so lei dove abita, eccetera, eccetera. Appunto, no, io perché se no a casa pensano che vogliamo piccolo, imporre... Passerò il Natale in un piccolo paese. Le garantisco che i piccoli negozianti, familiari, moglie, marito, eccetera, no, che vendono alimentari, se io gli dicessi chiudi il giorno di Natale mattina, mi dicono ma sei matto, scusa, è un giorno in cui lavoro un sacco. E infatti questa legge dà la possibilità di scegliere quali festività poter lavorare. Però aspetta, mi lasci dire una cosa. Il tema è la grande distribuzione delle aperture festive in generale. Ma perché io devo subire questa pressione? Io leggo Davide Casaleggio. Oggi ci sono 600.000 persone che subiscono la pressione di contratti collettivi che sono non così tutelanti per i lavoratori. Quanti sono? Scusi, che non sono 600.000 lavoratori del comparto commerciale. Di questi, ma io conosco molte persone, molte commesse di centri commerciali. Provate a parlarci, provate a chiedere loro se preferiscono passare il Natale in famiglia con i figli oppure alla cassa del centro commerciale, però dobbiamo, a casa meritano comunque che il quadro sia chiaro. Il 26 settembre del 2014, 3 anni fa e più, voi è stata la legge. No, ferma, è stata votata all'unanimità dell'arco parlamentare, dopo un ampio dibattito all'unanimità dell'arco parlamentare. Io non capisco quindi queste contestazioni, perché se il Parlamento è il luogo della rappresentanza popolare... No, se posso, una volta, prima Boralelli e poi... Cosa telegrafica. Se il punto è l'apertura a Natale, non stiamo neanche qui a discutere. Se vuoi ti leggo tutti i documenti che sono... Il punto è la polemica contro le liberalizzazioni, naturalmente selvagge, fatte da Monti e Bersani, che non riguardano la proposta Cimmino di scegliere 6 tra 12 festività. Tutta la polemica, basta leggere la rassegna stampa, che il Movimento 5 Stelle fa, è contro la liberalizzazione del commercio. Secondo me è una cosa classista che porterebbe meno occupazione, e poi dopo si lamentano che la domenica uno compra su Amazon schiavisti, eccetera, eccetera. Facciamo allora, parliamo della parte della grande distribuzione e non dei piccoli commercianti. La parte della libertà delle famiglie che devono poter andare a fare la spesa anche la domenica se non hanno la possibilità di andare. Le faccio la domanda. Su 12 festività, io negoziante, grande distribuzione o piccola, sono libera di tenere aperto, secondo il vostro progetto di legge, 12 volte su 12, sì o no? O c'è un divieto? Sì o no? Allora, l'apertura 6 su 12, si possono gestire 6 festività su 12, no? Però lei mi parla di trasporti, quindi tranviere. Quindi 6 su 12. Non quindi, sono libera di questa tenere non è una aperto. Domanda, non è una domanda pertinente. La domanda pertinente è aumentato o non è aumentata la vendita dal dettaglio con la liberalizzazione di Monti? No! È diminuita, 100.000 posti c'è di lavoro in meno. C'è stata la crisi economica, no, dottoressa, mi lasci finire, abbia pazienza, siamo consapevoli. 7,7 miliardi in meno del comparto dal 2011 al 2016. Quindi, a domanda, la liberalizzazione ha aiutato o no? Mi lasci finire, la risposta è no. In più non ha permesso a 600.000 lavoratori del comparto di poter gestire la propria vita tra lavoro e famiglia, è questo il dato. Poi la prego di non equiparare il servizio del tranviere, i servizi pubblici che sono costituzionalmente da garantire come servizio pubblico con la vendita di un paio di scarpe, perché il discorso è quello, io non accetto che venga equiparato un trasporto pubblico alla vendita di un paio di scarpe che posso fare lunedì e la domenica. Ma lei deve rispondere alle domande che uno le fa, mi scusi. E il ristorante a Natale? Certo che sì, non c'entra nulla. Tra l'altro questa proposta di legge qua esclude le città turistiche, i capoluoghi, le città d'arte. Allora, è una risposta che permette un'autoregolamentazione contro. No, io voglio specificare, ma sono sicuro che anche Tonelli lo sa benissimo, che dire che dopo la liberalizzazione portata avanti da Monti nel 2011 il volume degli acquisti alla grande e piccola distribuzione è diminuito significa che la liberalizzazione non ha funzionato. Cioè, non ha senso alcuno, perché dal 2011 in poi c'è stata una crisi economica molto dura
italiana e internazionale, che ha portato i consumi interni a diminuire, e quindi quella è la ragione. Anche se avessimo chiuso tutti i negozi la domenica, il commercio non sarebbe aumentato. Quindi il punto è questo, io credo che sia sbagliato. Qui a Roma hanno appena aperto una grande Rinascente, è stato un investimento enorme di un imprenditore thailandese, ci sono australiani che vogliono investire sulla grande distribuzione a Milano, gli investimenti che portano qualità del lavoro, certo, uno fa sempre il commesso probabilmente, poi nel frattempo aspira a fare altro. Con delle regolamentazioni che sono molto più facili da controllare, percorsi professionali, tutele da esigere nella grande distribuzione. Questo è un punto cruciale, no? Che le tutele per le lavoratrici, guardi, e i lavoratori, io sono certo che nella grande distribuzione, per cui, scusi, una commessa o un commesso possono scegliere se lavorare o non lavorare. I dati mostrano che il 40% sono persone che lo scelgono. Però voglio dire, gli investimenti sulla grande distribuzione in un paese come l'Italia sono investimenti che valgono oro anche in termini occupazionali. La vera alternativa al centro commerciale, dove la famiglia va la domenica, trova i servizi, eccetera, eccetera, non è il piccolo negozio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 7 di sera, è casomai Amazon o eBay o Alibaba. Quindi se, e io invece penso che sia importante mantenere luoghi vitali dove la gente va, si incontra e compra anche nelle festività. Ecco, da Toninelli, Confimprese ha calcolato che ci sarebbero 40% di occupati in meno nei negozi se la vostra proposta passasse. Ci piacerebbe sbagliano vedere, loro? Ma ci piacerebbe vedere innanzitutto quali sono i dati da cui arriva Confimprese. Però Confimprese, quando ha affermato quella percentuale, parlava riferendosi e rappresentando la grande distribuzione. Quindi grossi centri commerciali, quindi è un dato da rigettare. Io le porto un semplicissimo esempio. In Ungheria per un anno si vietò l'apertura domenicale, non si è perso un posto di lavoro. Perché si distribuisce? Ma perché se le stesse vendite le distribuisci su 7 o su 6, alla fine sono quelle le persone che ci lavorano. Quindi non è questo un dato. Poi molto velocemente, lei, voi parlavate di Amazon e dell'e-commerce, è proprio lì che ha fallito il governo, perché l'e-commerce è certamente lo strumento principale anche per il piccolo negoziante per coordinare parallelamente le vendite al dettaglio, ma sappiamo anche un altro dato, che circa il 50% del fatturato di Amazon è proprio dei piccoli commercianti che utilizzano Amazon come piattaforma. Peccato che l'e-commerce in Italia cresce tanto, nel 10%, mentre negli altri paesi cresce del 20-30%. E è quindi lì che lei, quando ci dice non vedete l'innovazione, io mi posso permettere di dire ma come si permette? I nostri emendamenti davano alle piccole e medie imprese investimenti a fondo perduto, per che cosa? Per investire nell'e-commerce, perché il prodotto che io trovo sul banco, la scarpa, poteva essere venduta direttamente, e siccome non è semplice la formazione e l'inserimento informatico, perché non c'è una grande cultura del digitale purtroppo in Italia, noi investivamo nella formazione e nell'utilizzo dell'e-commerce. Ma ora stiamo parlando di questo tema in particolare, su questo tema in particolare io parlo da donna. A me serve che la domenica ci sia il negozio sotto casa aperto. La domenica sono aperti, parlo di festività. E anche a Natale mi serve, e anche a Pasqua. E sono convinta che se è aperto, è aperto in funzione, vede, si chiama target in termini di marketing, il piccolo negozio riesce a tenere sotto controllo il suo target, cioè sa a chi vende, mentre la grande distribuzione deve fare dei grandi studi di mercato e non sempre li azzecca e magari decide di mettere il prodotto che costa di meno nel scaffale più in basso, queste cose che oramai abbiamo imparato tutti, il piccolo commerciante, a mio parere, ha in mano moltissimi strumenti per batterla la grande distribuzione, perché ha una cosa che si chiama calore umano, contatto umano, rapporto personale, per cui le dico, voi secondo me dovreste pensare, questa legge in particolare, di non mettere alcun divieto, perché se il mio piccolo commerciante, come il centro commerciale, mettiamo, decide di stare aperto tutte e 12 le festività, deve poterlo fare, perché magari ha scoperto che in quella strada lì, in quel quartiere lì, c'è solo lui e magari guadagna molto di più.
In tutto questo inserisco rapidamente l'elemento del voto cattolico, perché molti hanno detto che 5 Stelle, siccome è una proposta che viene appoggiata dalla Chiesa, dal mondo cattolico, che stanno cercando, rincorrendo il voto cattolico. Può essere anche Su questo dissente anche della vedova. No, io penso che il voto cattolico non esiste, cioè il voto dei cattolici che mediamente si distribuisce. Va un po' dappertutto. E non l'ho pensato nemmeno quando, secondo me sbagliando, il Movimento 5 Stelle, che pure ha votato Ali e non solo. I cattolici votano, uno basta guardare i molti report che vengono fatti distribuendo le proprie preferenze, è indubbio che il Papa si sia espresso su questo, ma si esprime anche, sono convinto che ci siano cattolici che votano le formazioni anti-immigrati, diciamo, da Lega in parte al Movimento 5 Stelle, certo. Anche se sono cattolici, il Papa ha una predicazione su questo molto netta. Quindi Toniel, non è vero che rincorrete il voto cattolico? È sufficiente ricordare che è stata votata all'unanimità, ripeto, all'unanimità del Parlamento nel settembre 2014. Se fosse stato, diciamo, elettoralistico, l'avremmo spinta per farla votare adesso. Voglio solo dire questo però, i negozi sempre aperti dal lunedì alla domenica senza rotazioni e senza possibilità di chiusura hanno massacrato le famiglie degli esercenti che non si riposano più. Questo l'ha scritto Luigi Di Maio, quindi stiamo discutendo di questo. Poi dopo, se dobbiamo fare una puntata, se a Natale dobbiamo obbligare a chiudere o no, ne facciamo un altro, lo discutiamo in una sede meno importante. Il punto è questo, cioè l'idea che i negozi sempre aperti massacrino le famiglie degli esercenti. Io penso che non sia così, penso che generino buona occupazione, dobbiamo vigilare perché l'occupazione sia buona, mediamente è migliore nei centri commerciali che nei piccoli esercenti, l'occupazione, non quella degli imprenditori. E credo che questo consenta alle famiglie di usufruire di servizi che, se noi chiudiamo i centri commerciali alla domenica, di cui le famiglie non potrebbero usufruire. I centri commerciali sono una cosa democraticissima, come i supermercati. Dove guadagnano in pochi, tanti vengono sfruttati. Ma non è vero troppo che guadagnano. Ma sì, allora chiudiamo tutte le aziende sopra i 10 dipendenti, chiudiamole. Perché nelle aziende sopra i 10 dipendenti chi è contro questa norma, questa legge di normalità che c'è in tutti i paesi europei, perché siamo gli unici a non avere una regolamentazione dell'apertura delle festività, è contro le famiglie. Dirlo oppure no? Io è a favore Luigi Calenda, Di Maio, che è un ministro che si è opposto tanto, è contro le famiglie. Se è contro questa legge. No, io penso che invece sia contro le famiglie Luigi Di Maio, che dice che i negozi aperti la domenica massacrano. Luigi Di Maio che dice che è bello stare in famiglia e godere della famiglia come istituzione che deve tornare al centro della nostra rivoluzione culturale e di comunità, sarebbe disposto a rinunciare al suo Natale in famiglia, stando in Parlamento a votare e permettere... Guardi, no, mi risponda a questa domanda. Perché lei farà il Natale in famiglia e centinaia di migliaia di lavoratori... Se è necessario, lei sarà in Parlamento. Presenti l'elenco dei miei parenti che lavorano la domenica in ospedale, sui treni, nei ristoranti... Ma io sarei pronto se ci fosse la necessità di lavorare anche la domenica, come faccio spessissimo. Calendarizziamo il 25 di dicembre la legge sull'abolizione dei vitalizi. Sì, Toninelli, calendarizzate per la maggioranza, dottoressa. No, stiamo discutendo di questo, siamo la rivoluzione culturale degli anni 70, Mao, certo, che decide lui cosa la gente può fare o non può fare. E poi voglio dire, se dovesse essere necessario e il paese avesse bisogno di un Parlamento funzionante anche il giorno di Natale, voglio ben sperare che sareste disposti a lavorare. Quindi questo non lo mettiamo neanche in dubbio. Che non lo vogliono fare. Ma come non lo vogliono fare? Ma calendarizzala, lavora tu, cosa vuol dire non lo vogliono fare? Stiamo parlando di un tema, c'è bisogno di votare il bilancio a Natale, lo voteremo a Natale. Che problema c'è? Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliari. Della vedova, in chiusura vorrei ricordare che lei, insieme a Emma Bonino, ha formato un nuovo movimento che si chiama Più Europa, che sarà alleato del Partito Democratico. Che cosa vi fa pensare che l'Europa sia così popolare? Ma vedremo se le condizioni ci consentiranno di presentarci, firme e altro. Io non penso che l'Europa sia popolare, anche se molte delle rilevazioni danno una crescita della popolarità dell'Europa. Io penso che noi abbiamo avuto una responsabilità di lasciare
il monopolio della discussione sull'Unione Europea a quelli che parlavano contro l'Unione Europea e che la usavano come capro espiatorio, da 5 Stelle alla Lega Nord, insomma, tutta colpa dell'Unione Europea. Io credo che lì noi abbiamo perso una battuta e credo però che sia possibile recuperare un voto pro-europeista con una proposta netta di scontro. Io non voglio dire a quelli che dicono che l'Europa è il nostro problema, sì però, no, io voglio dire avete torto, l'Europa è la nostra soluzione, più integrazione europea, non andare a battere i pugni, dire che facciamo un referendum sull'euro o come dice Salvini dire che la Commissione è peggio dei panzer nazisti, l'Europa è lo spazio di libertà e di prosperità migliore per le nostre generazioni e di sicurezza, l'esercito europeo su cui si stanno facendo dei passi troppo timidi, l'esercito europeo ci garantirà sicurezza. Ecco, in questo i 5 Stelle sono di questo un po' meno convinti, no? Perché voi minacciate addirittura di fare un referendum sull'euro. Sì. Avete pensato cosa fareste nell'eventualità che vincesse un sì? Innanzitutto mi fa sorridere il senatore Della Vedova quando, in quanto si presenta come liberista, liberalizzazioni, poi quando si chiede di andare a bussare alla porta di chi comanda, cioè Gentiloni, per ridurre di un quarto del 75% le firme per presentare la lista, è andato. Nel 2012 voi eravate a favore del decreto che ha dimezzato le firme, Grillo nel 2000, adesso che avete l'esenzione vi siete dimenticati dell'accesso alla democrazia. Il commerciante non va a bussare alla porta di Calenda a dire se riesce a dare un vantaggio alla propria impresa, lo fanno i Lo sull'euro il discorso è molto più ampio. L'Italia ha perso un sacco di posti di lavoro ed è il paese europeo col maggior numero di poveri numericamente. Perfetto, questo che cosa significa? Significa che dobbiamo fare un quadro generale. In questo quadro generale ci sono dei vincoli europei da rispettare, che significa diminuzione del debito pubblico, tagli alla sanità, tagli alla scuola, tagli al welfare, che è macelleria sociale. Il Movimento 5 Stelle vuole andare in Europa e dire, signori miei, la flessibilità, che significa più soldi pubblici per investire in infrastrutture e per dare posti di lavoro, l'hanno presa la Francia, l'ha presa la Germania quando ha fatto le riforme. Dipende la Spagna, un po' dal debito pubblico serve, che ogni paese ha, serve, per esempio. Ci serve poter investire. Solo se l'Europa non ci dirà di no, di fatto, me lasci finire, davvero, di fatto ammazzare il sistema Italia, perché quello è, ma si rende conto che se passa al fiscal compact sono 50 miliardi di euro all'anno, c'è già da 5 anni, ma l'attuabilità, zitto un attimo, l'attuabilità del fiscal compact, tagli da 50 miliardi significa che taglia le pensioni, tagliano la sanità e quant'altro, allora, solo se utilizzeremo come strumento contrattuale quello dell'euro, ma noi faremo di tutto per salvare l'euro. Bene, questa Unione Sovietica Europea sta massacrando l'Italia. Ha preso l'editoriale dei 5 Stelle. Questo è il pensiero dei 5 Stelle. Sono totalmente contro. L'Unione Europea è il nostro destino migliore. E dire che dobbiamo tagliare per colpo dell'Europa è semplicemente falso. Siccome io devo chiudere, ecco, ultima parola Antonella Borallevi e questa sarà poi un'altra. Ci vuole più Europa. Allora, prima io vorrei dire, facciamole sì delle leggi sul commercio, tuteliamo le attività storiche, tuteliamo i negozi storici, impediamo ai negozi cinesi di invadere le nostre città e di cambiare il loro senso, cioè il piccolo commercio è un patrimonio di ogni città e di ogni paese, va difeso, ma non va difeso con l'obbligo di chiudere va difeso proteggendolo. Per esempio, se c'è una macelleria ci deve restare una macelleria, non so come spiegare. In questa legge ci sono fondi per il piccolo commerciante. E sull'Europa, scusa, posso dirti una cosa? Forse Europa, meglio Europa, un po' di Europa meglio, però Europa fondamentale e necessaria. Grazie ai miei tre ospiti, Antonella Borallevi, deputato onorevole Toninelli, senatore della Vedova. Grazie spettatrici e spettatori, a questo punto noi tutti di 8:30 vi auguriamo un buon Natale e ci rivediamo presto. Arrivederci.